Hey guys, the Soul Shadow here. I will do the same. I will reveal my native actual language. I will do. Make sure to subscribe if you know what my actual language is. This, and I will do it. Here we go. Buongiorno a tutti. Allora, la mia lingua madre è italiano, perché l'inglese ho insegnato come youtuber, se che l'ho fatto. Ho insegnato l'inglese sul dizionario perché non dovevo farlo dalla frontiera ai persone italiani, ma io insegno. Comunque, non è un motivo per questo. Ho parlato di un modo interessante, qualcosa, perché questa è la mia vera lingua madre. Perché a scuola ho studiato il dizionario a linguaggio inglese e io parlo in italiano come quando sono nato. Perché ho iniziato a fare tipo le animazioni che ho fatto nel 2010, così. Ho fatto animazioni nel 2010, però ho rimosso perché nel 2015 devo cambiare tutto, quindi questa cosa che ho fatto è che è successo qualcosa che io insegnavo a fare contenuti di animazioni, che io c'ho 22, mamma mia, perché io ci sono 22 anni, dai! Vabbè, io ho insegnato qualcosa del genere. Ho provato a fare animazioni come tipo stile d'anime o cartoni animati, come chiamare tu, quello disegnavo su Paint e facevo animazioni. L'animazione che ho fatto, l'animazione è GoAnimate, perché ero un bambino di GoAnimate quando avevo 11 anni, a 12 anni, anche 13 anni, quindi. Ma non è che io non faccio animazioni per vedere i bambini, quindi il family friendly content, questo. Ogni tanto che ho visto questi video di che si chiama YouTube Kids, faceva qualcosa che due anni fa ha iniziato a nascondere i commenti, a nascondere le notifiche e i preferiti, qualcosa, e clicca solo mi piace e basta. Ho fatto una cosa sulle animazioni che ho fatto la prima volta, tipo un programma che ho provato, che si chiama Source Filmmaker. Nel 2010 ho fatto la prova, ma non ha spazio, quindi comunque ci sono. Ho provato questa animazione che faccio questa prova. Avevo 16 anni che faccio animazioni per contenuti, sì, quindi animazioni basato sugli animazioni, tipo le animazioni che ho passato, di animazioni tipo Kitty 0706. È Igoraptor. Quando faccio i disegni, parliamo di disegni. Quando faccio i disegni, io ho iniziato quando ero piccolo a disegnare Mickey Mouse. Io ho iniziato a disegnare Mickey Mouse. Ho fatto un disegno che
sull'asino, qualcosa, quando ci insegniamo. E ho trovato qualcosa nel modo intellettuale, qualcosa. Il motivo che ho disegnato è che ho fatto una bella figata quella che l'ho visto. Io disegno sulle, sui, 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 su, io disegno nella scuola superiore quando avevo 14 anni. Iniziavo a disegnare a Super Mario per qualcosa. Quando iniziavo a migliorare ho disegnato tipo versioni d'anime, qualcosa. Sulle scuole d'altri. Ho iniziato a fare tutto. Ho iniziato a fare tutto, quindi sono migliorato qualcosa perché sto benissimo fisicamente. Sto bene un po' di tutto, quindi molto bene fisicamente, cioè non è una cosa che ci accendo, perché ma io non devo fare un'animazione qualcosa molto normale, cioè fate le animazioni molto normali, perché io facevo i video qualche volta, un video di depressione, un video divertente, perché io so fare un commedio o qualcosa, perché io faccio i comedy in vita reale. Nel 2016 sì, ho fatto, nel 2018 stavo perdendo, devo perdere peso per colpa della depressione del 2017. Quindi sto migliorando. Sto migliorando dappertutto, quindi sto migliorando tutto, quindi ho fatto una cosa molto intellettuale, molto personale come illustrazioni che faccio. Io ho creato I'm Me Playing quasi nel 2017. Il primo video di I'm Me Playing era Left 4 Dead, il videogioco che non ce la faceva perché andava a fare culo, l'ho chiuso. Nel 2023 il prossimo farò un viaggio nel Giappone, che è molto interessante a farlo, che so la voce italiano, che lo spero presto che ci vado, dopo la pandemia, perché fa caldo, se poi iniziamo l'Omicron 5, quindi non ne voglio parlare. Io grazie a tutti per questa volta, però avete capito che sono italiano, lo sapete. E io voglio incontrare Marco Togni. Io voglio incontrare Marco Togni perché è un bravo turista di Giappone. Ah sì, è venuto in Giappone. E anche sì, penso sia Marco Togni. Se è una persona normale. Non lo so se. Io penso tanto che ho visto i video di Marco Merlino, o sarebbe Croix 89. Poi il video che devo vedere, il video che l'ho visto è, io visto che lo vedevo, è Favij TV, Yotobi, qualcosa del genere. Queste sono italiane, questo sono io che sono italiano, quindi. Ma non mi piace in generale che Yotobi ha fatto sta faccia del 10 gennaio 2013, perché non fa ridere. A me non mi fa ridere. Non mi fa ridere, dai.
Comunque io lo spero che lo faccio continuare a fare video normali, quindi video divertenti, animazioni, qualcosa. Ce la farò. Quindi grazie a tutti e ci vediamo nel prossimo video. Passo e chiudo da social.